Ehi, lo sai che su Fandom puoi acquistare qualsiasi gadget a tema Marvel, DC, serie TV, anime e trovi di tutto, magliette, Funko Pop, action figure e con il codice JAXAD hai anche un piccolo sconto. Link in descrizione. Oggi recuperiamo il trailer dell'Incredibile Hulk del 2008, film che non è stato molto apprezzato, molto criticato. Io devo dire che fin da piccolo mi è piaciuto e crescendo non l'ho mai odiato così tanto, anzi, secondo me resta un filmetto abbastanza carino nel complesso e secondo me ha il miglior Hulk in versione CGI, cioè almeno per quanto riguarda più che altro lo stile. La CGI non tantissimo in realtà perché faceva un po' cacare, però come stile, come Hulk proprio mi piaceva un sacco. E quindi vediamo questo trailer e vediamo un po' come si presentava Sono stato ai dentro per tanto tempi. tempo. Tra l'altro doppiatore di Thor. Non perché lo volessi, ma perché finché non risolvo questo problema, devo stare da solo. Il vostro obiettivo è un ricercato dal governo degli Stati Uniti che ha trafugato segreti militari. Il luogo è questo. Prelevarlo e immobilizzarlo. Catturarlo vivo. Prendetelo. Mi ricordo che c'era questa cosa che era un fuggitivo. Riguarda il corpo di quell'uomo Gli devono la appartenente al caccia. governo degli Stati Uniti. Partiva proprio così il film. Automaticamente Non corri! c'è la trasformazione di Hulk. Cioè lui scappò e basta. Ci sono aspetti della mia personalità che non so controllare. L'obiettivo è nel passaggio. E quando perdo il controllo, è molto pericoloso starmi vicino. Comunque non era male questo Hulk, ragazzi, anche l'attore Edward Norton, anche perché nei fumetti Bruce Banner è molto mingherlino. Non dategli tregua, Bello questo uccidetelo! Hulk, bellissimo, raga. Mi piaceva un Fermi! sacco. Blonsky in azione! Rientrate subito! Le menava tantissimo. Tutto qui? Sai fare solo questo? Lo vogliono come arma e se lo lasciamo andare non lo recupereremo più. Se farà un altro tentativo con lui vorrei esserci. Penso di poter organizzare qualcosa del genere. Sei pronto? Sì, giochiamo ad armi pari. Abominio. Sta dicendo che un altro dei suoi esperimenti di bioforza è sfumato. Anche qui riassumevano un po' il film, Sono morto per diciamo. combatterlo ed è dentro di me. Bello, dai, ma era figo. Era figo. Poi la battaglia finale era molto molto bella. Guarda che bestia, questo era il vero Hulk comunque, ragazzi. No, Bruce Banner adesso che è diventato un amicone. Comunque, che dite di questo trailer? Si presentava un po' come i soliti trailer di quegli anni, i primi anni 2000. Riassumeva praticamente un po' il film, però si presentava anche in maniera abbastanza figa, no? Sì, c'era la classica musica rock un po' bella che pompava, come appunto al suo solito a quei tempi. Però, ragazzi, l'Hulk era bello, cioè, come era fatto mi piaceva. La CGI non era perfetta, ragazzi, perché non si può dire che era perfetta. Però ricordo con piacere la battaglia con l'Abominio. Era veramente molto, 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 molto figa. E poi Hulk, ragazzi, era Hulk. Cioè, Hulk spaccava. Hulk veramente come prendeva il controllo era fantastico. Insomma, le caratteristiche di Hulk c'erano tutte, secondo me. Poi è andata come è andata, Edward Norton non si è più trovato con, insomma, la produzione per altri film, raga, Hulk l'hanno completamente abbandonato. Però secondo me questo non era un brutto punto di partenza. Secondo me da qui potevano farne altri, avrebbe potuto continuare con questo attore e con questo Hulk. Mi è dispiaciuto un sacco, insomma, non proseguire con questo Hulk. Non è stato molto fortunato al cinema, ragazzi, c'è cioè a dire questo. Hanno fatto un tentativo nel 2003, non è andato bene, non è andato bene neanche con questo del 2008. Chissà se l'anno prossimo cambierà qualcosa, perché insomma ho sentito dire che i diritti dei film di Hulk forse andranno finalmente nelle mani della Marvel, dato che finora i diritti sono stati nelle mani di Universal. Quindi chissà se finalmente Hulk potrà avere i suoi cavoli di film, perché secondo me
A parte che venderebbe un botto per quel che piace un po' a tutti. Potenziale sprecatissimo, sprecatissimo. Con Hulk che non ha mai avuto, insomma, una sua saga. Ogni volta che è partita poi è morta sul nascere. Quindi veramente un peccato. Comunque, che dire, a me questo incredibile Hulk non è mai dispiaciuto, ragazzi, non mi faceva cacare. Chiaramente non penso che lo rivedremo, a meno che, non lo so, in Secret Wars magari ce lo buttano in mezzo in qualche modo, ma non avrebbe senso perché comunque questo incredibile Hulk fa parte cronologicamente, logicamente del Marvel Cinematic Universe, quindi è come se fosse Mark Ruffalo, però Mark Ruffalo in realtà non è. Insomma, è stato un po' un casino con questa cosa di Hulk, però dai, peccato, peccato e... Speriamo comunque che Hulk possa avere film in futuro e che possa tornare l'Hulk di una volta. Cioè quest'Hulk che spaccava veramente, faceva i culi, combatteva veramente con tutte le forze che aveva ed è questo un po' quello che ci manca. Comunque fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo trailer, se vi è piaciuto ai tempi, se l'avete visto, se vi piaceva l'incredibile Hulk. Io ripeto, non mi dispiaceva, non era un grandissimo film sicuramente, aveva un po' di difetti, secondo me la CGI era un po' una schifezza, la trama non è che fosse questa cosa brillantissima, però... Per essere un film su Hulk, secondo me, alla fine ci sta. Ora, fatevi sapere la vostra e ragazzi, iscrivetevi per insomma vedere i prossimi trailer insieme che recupereremo un po' dal passato. Nel frattempo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.